70 anni dall'eccidio. A Sant'Anna di Stazzema la cerimonia di commemorazione della strage nazifascista. La presenza del ministro Stefania Gianni. A Lucca Schiamazzi, turista accoltella ragazzo. Giovane donna francese in vacanza in un appartamento del centro storico ferisce 16enne di Lucca che si stava intrattenendo in strada la sera con gli amici. Il ragazzo non è grave. A Viareggio i pescatori minacciano il blocco del porto, la protesta contro il mancato funzionamento della macchina del ghiaccio per la conservazione del pesce al mercato ittico. Lo sport, il calcio lucchese, esordio con il Sant'Arcangelo, sorteggio dei calendari Lega Pro, prima gara al Port Elisa per i rossoneri, il 9 novembre il derby a Pisa. E trovati a questa nuova edizione del TG Noi, quindi riflettori puntati sulla commemorazione che c'è stata a Sant'Anna di Stazzema, un evento importante perché sono passati 70 anni dall'eccidio nazifascista che provocò 560 vittime nel paesino dell'Alta Versilia. Per noi ad assistere alla cerimonia c'era Eleonora Cozzella. Sindaci da tutta la Toscana, associazioni di partigiani e reduci, rappresentanti delle istituzioni o semplicemente persone che volevano esserci. Tutti raccolti intorno al monumento ossario per la cerimonia del 70° anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Per non dimenticare. Dopo la lettura del messaggio del presidente Giorgio Napolitano, che ha espresso vicinanza a Sant'Anna e ammirazione per quanti continuano ad operare per la causa della verità e della giustizia, anche il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha ribadito la necessità di un anelito alla pace che passi però attraverso l'ammissione delle responsabilità dei colpevoli. Io mi sento comunque e sempre assetato di giustizia, quindi la giustizia ritengo che non sia mai tardiva. Non si può, qui nessuno ha mai evocato a una vendetta, niente, neppure i superstiti, neppure il giorno che io ero presente alla Spezia quando c'è stata la sentenza. E quindi credo che la giustizia anche dopo 70 anni sia un elemento importante, ma soprattutto per i giovani. Ecco. Enrico Pieri, presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, si è rivolto ai ragazzi con un appello a conoscere il passato perché non ci siano più altre stragi in futuro. Conservare e aggiornare la memoria, ha detto il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, è lo strumento per mantenere l'identità salda di un popolo, un compito, ha sottolineato, che è anche della scuola. Il triste anniversario, la morte di centinaia di donne, bambini e anziani per mano delle truppe naziste della 16ª SS Panzergrenadier, arriva nei giorni in cui la Corte federale di Karlsruhe ha aperto la possibilità di un'incriminazione per il condannato in Italia ma libero in Germania, comandante Gerhard Sommer, a capo della compagnia di Grenadier che quella mattina di 70 anni fa portò la morte in paese. Ecco cosa ne pensa il magistrato Marco De Paolis, che ha istruito in Italia il processo ai responsabili dell'eccidio. È molto importante perché avvicina i due risultati giudiziari, quello italiano di condanna degli imputati della nostra indagine e quelli dell'indagine di Stoccarda. Purtroppo dobbiamo dire quello perché ormai tutti gli altri imputati sono nel frattempo deceduti e quindi Sommer è l'unico rimasto. Non è ancora, è solo l'inizio però perché ora la palla, diciamo così, viene passata alla Procura di Amburgo che dovrà quindi ripetere la decisione di Stoccarda, cioè se archiviare o se chiedere il giudizio. Sempre in occasione dei 70 anni dall'eccidio di Sant'Anna è stata inaugurata una mostra documentaria realizzata da studenti liceali provenienti da tutta Italia. Vediamo. In occasione del 70° anniversario della strage di Sant'Anna è stata inaugurata la mostra Now I Know, Ora Io So, realizzata da 27 ragazzi delle scuole italiane arrivati a Stazzema per una settimana di studi. Sant'Anna di Stazzema, il passato, il presente e il futuro, è il progetto per il quale sono stati selezionati i 27 studenti che hanno vissuto una settimana nel territorio per mettere in pratica l'obiettivo del Museo e del Parco della Pace, cioè perpetuare la memoria, educare ai valori della libertà e della democrazia, far conoscere Sant'Anna affinché quanto accaduto in questo centro nel cuore delle Alpi Apuane in Alta Versilia possa non ripetersi più.
Seguiti da docenti di storia, fotografia, regia, i ragazzi hanno raccolto testimonianze dei superstiti, realizzato interviste, scattato foto e girato video. Un eccezionale lavoro di ricostruzione e analisi visibile sul blog Ora Io So, dove si possono ascoltare le voci dei sopravvissuti. La mostra è stata inaugurata al centro di accoglienza di Sant'Anna, alla presenza del sindaco Maurizio Verona, di Renzo Cattegna, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e del console tedesco, nonché di Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Io sono rimasta veramente colpita da questa prima visita, inaugurazione di questa mostra che hanno allestito i ragazzi, gli studenti, in una settimana di osservazione, di contatto con i superstiti, pochi o i parenti delle vittime, e anche di osservazione dei luoghi. E credo che il messaggio più forte è quello che viene dalle creazioni che hanno fatto, soprattutto questa galleria di ritratti dei testimoni di allora e i loro invece con i messaggi scritti nel retro delle grandi, delle gigantografie. Mi ha molto colpito perché c'è un intreccio sia di parole che di immagini che è il passato che passa il testimone al futuro. Un lavoro di documentazione, creatività e sensibilità in cui si sono impegnati gli studenti di tutta la penisola, da Catania a Roma, da Reggio Emilia ad Anzio, che hanno dato davvero un segno di speranza per le generazioni future, un punto di vista diverso su come giudicare il passato, perché quelle centinaia di morti innocenti resti sempre un monito, ma non ci paralizzi. Dal punto di vista emotivo, già ero venuto ad aprile, però è sempre un'emozione, ogni volta che salivamo qui soltanto l'aria ti colpisce. Tornerò a casa con tante cose, diciamo, il senso di coesione nel gruppo, siamo persone completamente diverse, varie parti d'Italia, indirizzi diversi, eppure abbiamo formato un gruppo molto coeso, ho trovato un amico, per cui mi sono molto arricchito durante questa esperienza. Allora, noi vogliamo, come ha detto prima Ariel nel discorso, andare oltre questa visione paralizzante del ricordo e quindi proporre una concezione del ricordo come un fondamento su cui poi andare a creare il futuro di Sant'Anna, perché è vero, Sant'Anna per 70 anni è rimasta un luogo senza tempo, il tempo si è come congelato qui, e specialmente ci ha fatto molto emozionare il fatto che abbiamo intervistato una ragazza di 9 anni, nipote di un superstite, e che questo peso è anche su di lei, e questo ci ha molto colpito, e quindi vogliamo andare oltre, diciamo, vogliamo creare un nuovo futuro per Sant'Anna come per tutti i luoghi colpiti da questo tipo di strage. Le storie delle vittime, di uomini e donne sopravvissuti alle stragi naziste, ma anche le storie degli anni di guerra in Italia. Uomini e donne, loro malgrado, testimoni oculari che sono sfuggiti alla morte per caso o per miracolo. Le loro testimonianze le ha raccolte in un libro il giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffalo. Abbiamo intervistato a Sant'Anna di Stazzema, ancora Eleonora Cozzella. Cosa ti ha colpito di più nel momento in cui raccoglievi le testimonianze delle persone che hai incontrato? Il dolore immenso che vedevo nei loro occhi mentre parlavano, un dolore incancellabile con il quale hanno dovuto imparare a convivere per tutti questi anni, e che quando ne parlavano soffrivano nel parlarne. Sono 30 storie con 33 persone, perché ci sono tre coppie, quindi sono 30 storie con 33 persone e sono tutte diverse. Ogni storia ha la sua precisa identità, la sua una fisionomia diversa. È una cosa bella, una signora che ha fatto molta fatica a parlare, a raccontare, poi mi ha detto: io l'ho letto tutto il libro. E ho fatto fatica, l'ho letto tutto, però in questo modo ho capito che non sono solo, mi ha fatto sentire meno sola. Il libro è diventato anche un progetto teatrale, in cosa consiste? Consiste in un adattamento teatrale fatto insieme a Pamela Villoresi con il Comune di Prato e con il Teatro Metastasio, che abbiamo portato un po' in giro e va in giro, ed è molto bello perché sono 50 minuti in cui Pamela Villoresi recita una decina di protagonisti, di storie protagonisti. È sempre stato molto coinvolgente, le persone partecipano, l'abbiamo fatto anche di fronte a 1000 ragazzi in un teatro, 2 o 3 volte, e vedere i ragazzi in silenzio assoluto a seguire queste storie così drammatiche è molto bello, è bello perché interiorizzeranno sicuramente queste storie e faranno qualcosa, come si diceva oggi, perché poi nel futuro non succedano più.
Chiudiamo questa lunga pagina dedicata al 70° anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema e passiamo alla cronaca. Andiamo nella piana di Lucca. La squadra mobile della questura di Lucca ha denunciato 6 cittadini del Marocco residenti tra Porcari e Alto Pascio per reati che vanno dal sequestro di persona alle lesioni personali. La loro vittima è stata un marocchino di 30 anni, operaio, che era stato da loro prelevato a forza da un cantiere edile di San Vito dove stava lavorando e portato in un casolare in Padule a Porcari. Qui lo avevano picchiato e successivamente liberato. Lo accusavano di aver sottratto 500 euro a uno di loro con il quale in precedenza conviveva, circostanza però negata dal marocchino vittima dei suoi connazionali. Dopo le indagini, la squadra mobile ha individuato e denunciato i 6 marocchini, appunto tutti residenti tra Porcari e Capannori. E adesso andiamo a Lucca, in centro storico, per un episodio al limite dell'incredibile. Troppo rumore in strada, una turista allora non trova di meglio da fare che scendere con un coltello e accoltellare un sedicenne lucchese in strada. Vediamo. Non sopporta più un gruppo di ragazzi che si intrattengono la sera sotto la sua finestra. Una turista perde la testa, scende in strada e accoltella un sedicenne. L'incredibile episodio è accaduto in centro storico a Lucca lunedì sera, in un orario nemmeno troppo notturno, le 21:30. Alcuni adolescenti stavano tranquillamente chiacchierando seduti sui gradini di un palazzo in via della Mano, nella zona di Porta San Pietro. Il vociare ha dato evidentemente fastidio ad una giovane turista francese che alloggia in un appartamento della strada insieme ad una coetanea. Prima la giovane ha inveito contro i 4 ragazzi, poi gli ha gettato addosso una secchiata d'acqua. I giovani allora hanno reagito imprecando contro la donna. Lei per tutta risposta è scesa in strada, peraltro mezza svestita per la fretta, impugnando un coltello da cucina e scagliandosi contro il gruppo. I ragazzi impauriti sono fuggiti, ma la giovane è riuscita ad accoltellare un sedicenne residente in centro storico, prima alla schiena e poi al polso sinistro. Il ragazzo, terrorizzato e sanguinante, ha chiesto aiuto agli amici che hanno chiamato il 113. I poliziotti hanno disarmato l'invasata turista e prestato i primi soccorsi al ragazzo sotto shock. Per fortuna del giovane le ferite sono state lievi. La turista è stata denunciata per lesioni aggravate dall'uso di un'arma e violazione della legge sulle armi. Su questo episodio interviene il comitato Vivere il Centro Storico, che esprime solidarietà al ragazzo vittima dell'episodio e alla sua famiglia, condannando appunto questo episodio di violenza definito inaudito. Il comitato però dice anche sarebbe bene capire quanta responsabilità morale cade in capo alla nostra amministrazione comunale, capace di ignorare il problema della movida selvaggia in centro storico. Questo quanto dichiarato dal comitato Vivere il Centro Storico. Adesso una notizia della Garfagnana. Paolo Fantoni, sindaco di Piazza al Serchio, il nuovo presidente dell'Unione Comuni della Garfagnana, è stato eletto con 26 voti favorevoli e 6 astenuti. Fantoni succede alla guida dell'Unione a Mario Puppa, primo presidente del nuovo ente, e alla gestione transitoria da parte del sindaco di Gallicano, David Saisi. Torniamo a parlare del ministro Giannini, lo abbiamo già visto nei servizi dedicati a Sant'Anna di Stazzema, però stavolta cambiamo argomento, parliamo dei precari della scuola lucchese che avevano chiesto più volte nei giorni scorsi un incontro con il ministro per la questione delle graduatorie. L'incontro c'è stato al caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, vediamo il servizio. Alla fine c'è stato alla Versiliana l'incontro tra il ministro all'istruzione Stefania Giannini e le insegnanti lucchesi, estromesse dalla possibilità di avere incarichi dall'invasione in graduatoria di precari provenienti in particolare dal sud. Al termine dell'incontro al caffè, trasmesso anche da Noi TV, un gruppo di insegnanti ha parlato per alcuni minuti con la ministro, esponendogli la situazione che si sta verificando anche in altre città italiane. La Giannini ha risposto affermando che in effetti si stanno verificando situazioni anomale nelle graduatorie come a Lucca e a Torino, ma questi fenomeni riguardano eventualmente le procure delle città dove saranno presentate denunce. Una risposta non soddisfacente per le precarie, che chiedevano invece un intervento del governo.
Gli esposti alla procura li presenteremo, hanno aggiunto le insegnanti, ma i controlli sui punteggi dovrebbero essere fatti subito all'inserimento nella graduatoria e non al momento del ruolo dopo anni di servizio. E sempre le precarie lucchesi hanno ricordato il recente caso di un paese di Foggia, dove le aspiranti insegnanti pagavano anche 13.000 euro i titoli per arrivare in graduatoria. Adesso vediamo una foto relativa ai vigili del fuoco di Lucca che hanno soccorso e salvato un'oca trafitta da un dardo sul fiume Serchio a Monte San Quirico. Ecco qua la fotografia. La presenza dell'animale con un dardo conficcato nel collo era stata segnalata da alcuni giorni. Dopo diversi tentativi, i vigili, manovrando con alcune canoe, sono riusciti ad isolare l'animale e a catturarlo. Il dardo gli è stato tolto dal collo e l'animale è stato portato a Livorno in un centro specializzato. Da capire adesso chi sia stato l'autore dell'ignobile gesto. Il sindaco di Altopascio, Maurizio Marchetti, ha scritto una lettera alla 46esima Brigata Aerea di Pisa chiedendo di poter evitare il sorvolo dei centri abitati. La lettera è partita dopo le proteste dei giorni scorsi, segnalate in particolare a Badia Pozzeveri per l'intensificarsi dei voli sopra il paese. Ci spostiamo adesso a Viareggio, dove i pescatori minacciano di bloccare il porto per un problema che si è verificato al mercato ittico e che mette in pericolo la loro attività. I pescatori viareggini minacciano di bloccare il porto per questo fine settimana se non verrà risolto urgentemente un problema che dura ormai da mesi, che è quello della mancanza del ghiaccio al mercato. Se non ci saranno le condizioni per far funzionare regolarmente la struttura, chiedono che il comune abbia il coraggio di chiuderlo. Visto che la macchinetta che produce il ghiaccio, costata circa 100.000 euro, non funziona e deve essere riparata spesso a causa dei guasti. Inoltre, specialmente con questo caldo, c'è il rischio anche del deterioramento del pesce venduto quotidianamente all'asta che si effettua all'interno del mercato. Quindi chiedono con fermezza che il comune intervenga, altrimenti hanno dato un ultimatum. Sabato e domenica, se non avranno a disposizione il ghiaccio necessario per far fronte alle loro esigenze, bloccheranno quindi con i pescherecci l'entrata del porto di Viareggio. Prima di chiudere la prima parte vi ricordo che domani sera sulla nostra emittente va in onda lo speciale sulla notte delle maschere di Viareggio, il carnevale estivo con Fabrizio Diolaiuti e con la partecipazione e la collaborazione di Abramo Rossi. Rivivremo quindi la splendida serata che ha animato i viali a mare a Viareggio, richiamando in passeggiata circa 20.000 persone. E nel corso dello speciale vi porteremo anche alla scoperta, come vedete dalle immagini, di alcuni segreti dei carri di carnevale di Viareggio. Appuntamento quindi domani sera su Noi TV con lo speciale Notte delle Maschere a Viareggio. È tutto per la prima parte, adesso un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con lo sport.